pronti per il 3 minuti con lo spazio di Radio S dove incontriamo i numeri 1. Chi sarà l'ospite di oggi? Radio S, at its very best. Siamo con Francesco Pannofino, che nel film Faccio un salto all'Havana duetta con Enrico Brignano per una coppia inedita. Com'è andata? Benissimo, benissimo, anche perché i personaggi erano perfettamente scritti proprio a pennello su di noi, diciamo con le caratteristiche anche fisiche, no, dei personaggi. Io un po' più malandrino, lui un po' più ingenuo, poi le parti quasi si ribaltano nel film e devo dire che ci siamo divertiti veramente tanto, non ho trovato nessuna difficoltà, era bello, tra l'altro anche a parte il caldo umido, ma non faticosissimo dal punto di vista fisico. Io mi ricordo un mese straordinariamente sereno e poi insomma lavorare con Enrico è bello perché comunque lui è anche creativo sul set, cioè riesce comunque a trovare anche situazioni nuove rispetto alla sceneggiatura e a cui io mi sono adattato, perché io vado ghiotto di improvvisazioni, di dare anche, gli attori devono anche dare un contributo, diciamo, creativo, non è che si devono limitare a dire le battute a memoria. Sì, Francesco, durante la conferenza stampa dicevi per appunto che è notizia di oggi che a Cuba inizia una sorta di apertura al mercato. Che aria si respira lì? Ho detto, si respira un'aria che la gente ha una gran voglia di diventare come gli altri, insomma, nel senso che, ripeto quello che ho detto prima, l'iniziativa privata, l'estro, la fantasia sono un po' bloccati dal punto di vista del regime, ma non per quello, è la colpa del regime non è stata quella di aver fatto la rivoluzione, che allora nel 59 ci voleva, perché Cuba era ridotta veramente a un porcilaio degli Stati Uniti d'America con i casinò e i casini. Però la rivoluzione ha garantito l'istruzione, la sanità, e da mangiare per tutti, una casa per tutti. Ma poi è rimasta lì e non sono state fatte riforme, non si è aperta al mercato, cioè anche la Cina è aperta al mercato, insomma non può Cuba rimanere quest'isola in mezzo ai Caraibi, assolutamente. E leggo, ho letto con piacere che insomma c'è un minimo d'apertura al mercato e all'iniziativa privata, al mercato dell'auto per esempio, perché ci sono, ripeto, ci sono le macchine degli anni 50. Sono le macchine degli anni 50 e le macchine degli anni 70 sovietiche, le Lada, non so se ve le ricordate. E invece sono le Bentley, quelle bellissime americane, però siamo ferme lì. Non è che ci sono possibilità di imporre, perché c'è l'embargo e l'embargo è uno degli errori più clamorosi che ancora c'è. Infatti è triste vedere il lungomare e il mare aperto, non si vede una nave, una barca, non niente. Secondo me è un paese che ha bisogno di un risveglio importante. Tra questo film e Boris, la chiave della commedia rimane il tuo genere privilegiato comunque? Io devo dire la verità, mi sento più adatto a fare la commedia, anche se poi crescendo, diventando più maturo, insomma anche più ometto, mi sono anche scoperto appassionato alla lacrimuccia, diciamo, a fare anche cose commoventi. È bello quando si possono fare tutte e due le cose. E in questo caso naturalmente una commedia garbata, romantica, dove c'è una storia interessante, appunto c'è il rapporto con questi due fratelli che può anche suscitare tenerezza, insomma. Naturalmente il personaggio è abbastanza adatto alle mie caratteristiche, insomma un broglioncello un po' balordo. Vuoi dire che ti identifichi in questi personaggi? No, io sono buonissimo, ma io faccio i personaggi diversi da come sono io. Non lo farei mai un film di me, Pannofino, cioè non ci sarebbe quasi niente da raccontare. Preferisco raccontare le storie degli altri e applicare il mio mestiere a dei personaggi. Quindi comunque ti diverti a fare il cattivo? Sì, ne ho fatti tanti. Adesso magari invecchiando farò qualche buono, qualche nonno buono. Ancora è presto però, dai. No, spero di continuare così, è un momento buono per la mia carriera, vedo che insomma sono abbastanza cercato. Progetti futuri? Beh, adesso comincerò a fare Nero Wolf, che insomma è una bella impresa. Sento il peso di Tino Buazzelli sulle spalle, spero che scenda presto perché pesa. No, nel senso che insomma quando ti metti a confronto con dei mostri sacri di questo tipo, insomma, bisogna cercare di essere lucidi e impegnarsi molto, ma credo che comunque, sai, ci confrontiamo anche con un'altra televisione rispetto a quella di allora,
E poi, ripeto, questo mestiere non si fa da soli, cioè in mano ad altri. Io posso metterci, ce la metto veramente tutta, ma credo che la squadra sia in gamba e possa sicuramente, ne verrà fuori una bella cosa come non se ne vede da anni in Italia, credo. Poi hai girato anche un film con Davide Marengo recentemente. No, ho fatto una partecipazione, diciamo, io e Davide siamo molto amici, abbiamo girato insieme Notturno Bus, la terza serie di Boris. Mi ha chiesto di fare questa partecipazione amichevole, mi sono divertito a fare anche lì un imprenditore un po', insomma, sopra le righe, che stava all'ospedale, che si era rotto gamba e braccio, sono dovuto andare proprio all'ospedale a farmi fare il calco del gesso, e poi abbiamo girato, ma è stato, insomma, in un giorno abbiamo fatto tutto. Sì, una conclusione sul film Boris. Durante la conferenza stampa hai parlato della reazione che hai riscontrato tra il pubblico e di una certa difficoltà che il film sta avendo al botteghino. Ripeto, io, quelli che hanno visto il film sono stati veramente contenti, lo vedo dagli occhi, proprio da come si avvicinano per dirti, per farti i complimenti. Figurati quanto io posso amare Boris, veramente. Quindi io, figurati, sono contento che il cinema sta ancora nelle sale. Secondo me sono stati fatti degli errori di promozione, inutile negarlo, e vabbè, sbagliare è umano, insomma, non è che uno può dare D'altra parte poi uno fa il film come attore, fai le scene e poi basta, poi l'attore non può fare nient'altro, deve aspettare che esca il film. Insomma, il film è bello, non c'è niente da fare, insomma, l'ho visto e l'ho rivisto, mi sono convinto che il film è bello addirittura a livello della serie, ma non solo, può essere visto tranquillamente anche se non ho mai visto la serie. E questo è il merito degli autori che l'hanno confezionato al meglio. Io, per quanto mi riguarda, io sono innamorato di René Ferretti, del mio personaggio, insomma, credo che sia una fortuna per un attore incontrare un personaggio così, e quindi figurati se non lo amo. Andate a vedere Boris, oltre a vedere Faccio un salto all'Avana. No, ma credo che, io sono convinto che veramente sia un successo lento ma duraturo. Grazie mille.